L'ingegnere Magnozzi è venuto a presentarci questa idea di seminario che potrebbe sfociare anche in un corso, se riteniamo utile poi farlo successivamente, se lo riteniamo utile. Noi già abbiamo fatto un paio di corsi, vedo qui che ci sono delle presenze che hanno già fatto il corso sulla muratura fatta con l'Università di Napoli. Per questa situazione sapete bene, insomma, che i centri civili hanno avuto e hanno ancora delle difficoltà enormi per il rilascio delle pratiche. Stamattina, manco a fare apposta, non è la preventiva di questa cosa, ma venerdì ho avuto la telefonata dall'assessorato e sono stato stamattina assessorato dall'assessore Cosenza, perché avevo chiesto un appuntamento da qualche tempo per risolvere qualche problema che ci riguarda da vicino, quanto riguarda le nostre competenze, quello che i centri civili stanno facendo, ogni tanto se ne vedono di colpo e di brutto da questo punto di vista. Però l'assessore mi ha ascoltato, gli ho portato il documento ufficiale dove richiediamo e rivendichiamo il ruolo storico che abbiamo avuto nel tempo e che vogliamo e che sarà così, devo dire, sicuramente nel futuro, perché poi ci sono dei pareri CTR che stanno disattendendo per alcune parti. Penso che già per linea di Grano in effetti già la situazione è un poco migliore rispetto ad altri centri civili, dove la situazione veramente, sempre dalla Campania, la situazione veramente è critica, sia dal punto di vista dei tempi del rilascio della situazione sismica, sia per quello che riguardano le competenze dello specifico. Per cui è stato un colloquio sereno, ci ha ascoltato con la massima, si è preso una settimana di tempo per cercare di rispondere e di modificare poi eventualmente l'atteggiamento dei generi civili che stanno avendo in questo periodo. La notizia pure positiva che ho preso oggi proprio dal bocca dell'assessore è che effettivamente dal 1° gennaio, questo ultimo scorcio di anno, dovrebbero approvare quella delibera famosa che è stata fatta, ricordo Francesco Gravani, che quella delibera per il regolamento, in effetti per tutto il 2011 si dovrebbe tornare, anche se si chiamerà autorizzazione sismica, al vecchio deposito, nel senso che il collaudatore in corso d'opera, nominato, farà tutte le verifiche e in effetti l'ufficio non verificherà più niente, nel giro di 10 giorni, 15 giorni al massimo, darà l'autorizzazione. Almeno questo è l'intento dell'assessore, che vuole che si approvi prima della fine dell'anno, perché poi potranno fare queste predette shortliste che erano previste, eccetera, che non hanno dovuto fare per una questione di patto di stabilità, e quindi nel 2010 non hanno potuto spendere nemmeno la vita. Mi diceva stamattina appunto che al 1° gennaio dovrebbe essere finita pure, essendo stati rigidi a non spendere nel 2010, nel 2011 potrebbero ritornare a spendere le voci di bilancio previste. Per cui qualche buona notizia c'è stata da stamattina, almeno da questo punto di vista qua. E credo, devo dire, sono molto convinto che anche per quanto riguarda le competenze, anche perché poi io ho fatto una mia richiesta specifica, nel senso che gli ho dettagliato un piano che secondo noi dovrebbe andare in porto, e devo dire, da parte sua, insomma, l'ho visto molto, molto convinto. È chiaro che giustamente cose, come dicevamo prima, esclusivamente politiche, ovviamente lasciano sempre il tempo nel cuore, però un impegno c'è stato, già per me questo è molto. Devo dire, insomma, che questa cosa ho dovuto rappresentare le vogliate di tutta la regione, non solo di quella lì, perché, ripeto, in altri generi civili le situazioni sono ben più gravi di quelle di Ariano e di Ariano. Per cui questa è una comunicazione ancora. Tornando al seminario di oggi, approfondiremo appunto queste situazioni lunghe che la norma ci impone di fare, specialmente per quanto riguarda la zona 1, però andiamo a parlare di muratura di edificio semplice, che poi in effetti il problema grosso per la muratura
esiste ed esiste solo per la zona nostra, dove in effetti noi potremmo andare anche oltre il precedente, anzi si deve andare oltre il precedente perché nella zona 1 viene proprio a spandere l'opera attuale, a meno che non ci sia anche il cambiamento. L'edificio non si può fare, per cui uno potrebbe andare anche oltre quelle che sono le dimensioni e le norme dell'edificio. Per cui niente, lascio la parola all'ingegnere, poi ci possa illustrare quelle sono i dettagli, quelle sono le norme nuove, perché noi dobbiamo essere sempre convinti di una cosa, l'importante è saper fare. Dopo si parla se lo possiamo, ma è importante che lo usiamo, perché anche se deve dirigere della UNI, secondo me è importante sapere da dove si è arrivati a quel risultato. E perché si è arrivato a dimensionare una data in quella maniera. Questo innanzitutto. Ok, io vi ringrazio e faccio la parola all'ingegnere Pagnozzi, che è stato molto gentile a voler cimentarsi in questa cosa, è stato veramente gentilissimo, perché poi questa cosa va. Diciamo che lavorare quasi specificamente per il collegio, su richiesta nostra, se ci vedete tanto. Grazie per la vostra collaborazione e grazie a voi. Salve, sono Domenico Pagnozzi, sono ingegnere prevalentemente programmatore e mi occupo anche di ingegneria sismica come ricercatore. Collaboro anche con il professore dell'Università di Catania, ho fatto dei programmi che potete scaricare tranquillamente e liberamente da internet dopo il video di Google. Prima di iniziare il percorso di questo seminario di studi, ho offerto diciamo, la possibilità anche grazie al Presidente che ha dato fiducia diciamo, al mio discorso, e poi calibrato doc per diciamo così per voi in qualità giovane, e grazie al cielo anche a voi che mi state ascoltando dalla mia possibilità di dare un attimino il frutto della mia ricerca, del mio studio, del mio approfondimento, e spero di guadagnare anche attraverso questo escursus che faccio la vostra fiducia. Chiaramente questo non vuole essere un corso di aggiornamento perché in 3 ore è assurdo. Nel proprio aspetto che però insieme al Presidente diciamo, facciamo una discussione a livello informativo su quello che sono le problematiche che investono nella nuova pianificazione strutturata che riguarda l'edificio in questo, caso di natura ordinaria, e cercando di capire diciamo, nel dettaglio e anche ai sensi per gli effetti della norma decreto 14 gennaio 2008 circolare numero 617/2009, ma mettendo a confronto un attimino quello che sono le vecchie norme 15 gennaio 96 21 87 che hanno vigente e quindi il metodo di dimensione ammissibile del MTA con un metodo degli stabilimenti. Non entriamo nei meandri teorici perché molto spesso capita che se ci fa un po' per questo approfondimento se ci può perdere per strada, quella è il mio giro. Ma il nostro giro è quello che poi, come mai si decide insieme, vogliamo fare uno studio di approfondimento per esempio per tutti gli elementi strutturali, quali il solaio, la pianta band, il metodo delle eccentricità convenzionali che oggi prima e ancora oggi in richiesta anche a livello di genere civile, scale di fondazione diciamo, e tutte le attività connesse diciamo così, riguardo anche un tetto, se spingendo o non spingendo, muratura e legno, diciamo muratura con tetto e legno, tutte queste cose che sono, come sembrerebbero, diciamo così, cose ben fatte, in realtà con gli stati limiti le cose cambiano, anche perché la progettazione, a parte che è una cosa molto 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 seria, e anche per voi giovani che trattate la parte strutturale, atteso il fatto che all'interno di ogni abitazione e con gli sciami sismici che sono sempre, sempre più presenti sul nostro territorio,
Ministero anche questo aspetto, l'osservatorio sismico di Vescosanni, Rangoni e la Valverate. Per cui, diciamo, mediamente ogni mese c'è sempre la presenza dello sciame sismico sul territorio. Quindi diciamo che tutto sommato bisogna fare attenzione a quello che noi facciamo nei nostri condicini, e molto spesso, anche se io sono un programmatore, attenzione, quindi praticamente faccio programmi, quindi è necessario, e mi accorgo sempre di più, che è importante sapere l'output, cioè il risultato di calcolo che arriva da, diciamo, da quella struttura strutturale che gira all'interno del meccanismo, che è il programma, e avere, diciamo così, una confidenza con i numeri che escono fuori, in modo tale che anche se un domani si viene chiamato per 150 di conferenze territoriali, uno è in grado di dare la propria risposta: ho fatto questo calcolo in ossequio a questo modello strutturale, con queste ipotesi di partenza, con questo output strutturale di cui i dati mi danno questa area di ferro, per la porta banda, il solare, questo scarico di fondazione, eccetera. Dopo, riguardo a questo, posso farvi vedere anche qualche esempio pratico. Dicevo, praticamente le normative di riferimento del metodo di direzione ammissibile le conoscete tutti, sono la vecchia 64/74, la 3371, il DM 2781, che nasce in funzione del brutto evento del 20 novembre 1980, e poi chiaramente ci sono tutte le norme tecniche del 20 novembre 1987, che riguarda quella la progettazione con l'auto degli edifici di muratura, in particolar modo alle eccellenzità convenzionali, che oggi capita sempre di più, specialmente quando c'è una risega lungo l'asse Z, cioè lungo l'asse verticale della muratura, e con un solare che si segare con un solare, la verifica di questo metodo. Metodo che sembrerebbe una cosa complessa, ma fatto in pochi passaggi molto semplici, a mano, chiaro, a mano, voi stessi, qualcuno che vuole smanettare anche attraverso un foglio Excel, li può tranquillamente fare con le logiche di calcolo e validarli personalmente, perché riguarda sia la validazione sia la norma che lo impara a conoscere. Chiaramente abbiamo la norma del 6 gennaio 1996 e poi quella del 9 gennaio 1996, che sono le norme di calcolo e l'esecuzione del collaudo delle strutture in cemento armato, che non riguarda in questo caso così in questo caso. Però è giusto che voi sappiate che esistono queste norme, in modo che uno, anche quando discute con un ingegnere, con un architetto, con qualsiasi professionista, non è anche giusto della materia, ma è competente del settore, specialmente se qualcuno si occupa e si dedica, perché parecchi di voi, la maggior parte di voi, sono bravi in procedure di accarastamento, procedure istruttive, successioni, e sono bravi anche in questa materia, però è chiaro che nello specifico cambia qualcosa nel caso in cui andiamo a trattare gli strategici. Le fonti normative praticamente che reggono, e quindi la competenza del geometra, sono quelle che trovate qui, il regio decreto 274/29 che regola la professione del geometra, l'approvazione. Scusate, questi aggetti qua. Come dicevo, la legge praticamente è l'approvazione delle norme di esecuzione delle norme di problematica giudizia, eccetera, eccetera, eccetera. Sono una serie di norme che ho cercato di mettere in questa slide. Chiaramente la preparazione del tecnico professionale, non voglio entrare in polemica nel modo più assoluto, però io personalmente, come ingegnere, non mi spiego molto spesso come mai voi, come professionisti, avete fatto un vasto e nutrito programma di studio scolastico, secondo un decreto che risale nel numero 125, non vale l'anno del 72, sì, e riguarda la, diciamo, afferisce la preparazione tecnico professionale in materia di costruzioni civili e rurali. Avete fatto l'esame di matematica, primo, secondo e terzo, quarto anno, esame di fisica, che è uno studio
attento, specialmente quando si va a tirar fuori un cinematismo di una struttura e quando si parla di un finalismo della struttura. E chiaramente uno che ha fatto questi esami, che sono esami proprio che riesce a raccontare determinati tipi di modellazione di campo strutturale, a mio avviso senza nessun problema certe cose, anche grazie allo Stato, alla nostra politica, potrebbero essere anche un po' previste alla luce di. E quindi diciamo non voglio entrare in polemica, perché io sono sempre dell'avviso che uno deve imparare l'arte e metterla da parte per poter andare avanti nell'ambito di qualsiasi discorso. Così, per esempio, nel concetto di costruzione al terzo e quarto anno, che riguarda caratteristiche fisiche e meccaniche, del terreno, studio degli elementi di fabbrica esterni costruttivi, cioè del formato, descrizione della modellatura degli elementi di fabbrica, e insomma tutta una serie di excursus che tranquillamente si possono evincere dal programma della MIUR. Così, per quanto riguarda il calcolo degli elementi strutturali, sono tutte nozioni di calcolo che voi comunque avete imparato a conoscere e avete anche una padronanza del calcolo stesso, se avete un trave continuo, su più appoggi, su due appoggi, su tre appoggi. Quindi in pratica ci sono tutti gli elementi affinché voi, generalmente c'è un limite o meno alla vostra firma per determinate situazioni di progettazione, ma che comunque voi, e io questo dico con tutto cuore, potete senza nessun problema accingervi a fare, o quantomeno ad imparare a fare a secondo la nuova normativa, perché prima o poi qualcosa si muoverà, giusto come diceva anche il Presidente poc'anzi, lo dico questa mattina un pochino sul consenso. E quindi io lascio sempre comunque un messaggio a questo mio dire. Mi permetto di dare questo a voi tutti, è quello di evidenziare che lo studio, quando non è fatto per imposizione o per inerzia o per convenienza, nasce dalla curiosità, dal desiderio di capire il perché delle cose. Questo è un concetto importantissimo per un professionista moderno. E voglio dire che la curiosità, oltre ad essere una manifestazione dell'intelligenza, uno diventa curioso quando in effetti vuole cercare di capire una cosa, rappresenta anche la molla della conoscenza, del sapere, e pertanto alla curiosità nasce la ricerca e da questa scaturisce la scoperta. A buon dirlo, poche parole. Bene, detto questa panoramica generale circa la nuova norma che è cambiata, il nuovo modo di progettare e quindi l'approccio a questa nuova norma, e detto quali sono le vostre competenze indipendentemente anche di quello che si può e non si può firmare, considerando che tutto sommato voi vi trovate di fronte ai problemi, è giusto, problemi che non si fermano più con un fenomeno di tipo statico, nel senso avete una trave appoggiata, calcolate le reazioni, tranquillamente avete tirato fuori il sforzo normale o intentato, avete applicato la formuletta del momento, tirate fuori l'area di ferro, il punto della sigma, e quindi la siete in grado di tirar fuori, diciamo, dalle caratteristiche di sollecitazione, quello che è un attimino l'armatura di ferro. Bene, qua la cosa cambia un po', è una dinamica molto, sembrerebbe, alcuni dicono complessa, ma proprio perché se tutto nasce dalla curiosità e nasce dall'intelligenza, che nasce non per un fatto forzoso, ma un fatto di cuore, dell'applicazione di, allora è chiaro che uno si imbocca anche migliore marche e deve approfondire la progettazione. E poi sono cose semplici, tranquillamente si possono trattare con tranquillità. E quindi si va in un discorso di cinematismo, di dinamismo. Cinematismo quando in genere si va a studiare una struttura modellata senza tenere conto delle cause che lo hanno generato. Oppure del dinamismo, caso di verifica simile, nel caso
faccio vedere che poi quattro battute all'antirasismo è una cosa che si fa tranquillamente, che a mio avviso senza nessun problema la potete trattare due ore, però la norma già decide di no, e questo non è possibile, ma senza entrare in polemica, ma giusto per avere un quadro, una panoramica su queste cose, farsi le idee quanto più chiare possibile, in modo che uno sa un attimino come atteggiarsi rispetto a questi problemi. Quindi la prima cosa alla base di tutto questo discorso, la portata di questo discorso, è che uno deve imparare a conoscere bene gli elementi di stato, perché voi tranquillamente, le considerazioni che abbiamo fatto prima, il programma della libro messo a disposizione, avete già fatto, però sai, uno del tempo ci piace di meno di queste cose, quindi per esempio si ha a che fare con una chiamiamola forza. Allora, si ha a che fare molto spesso con, diciamo, delle forze. Queste forze che sono, che rappresentano, queste forze che rappresentano, ecco qua. Allora, queste forze che rappresentano un elemento fisico, in quel caso la natura, in quel caso il di sostegno, in quel caso la trave, in quel caso il peso. E quindi questa forza come elemento caratteristico è rappresentata da un vettore. Quindi il vettore da che cosa fa? C'è un modo di applicazione, una direzione, un verso ed una intensità. Chiaramente se abbiamo più forza si parla di somma differenza vettoriale, però adesso non andiamo in questi meandri. Come mai si è interessati successivamente a fare un discorso di un corso di aggiornamento di diventario? Su queste cose ci si può entrare senza nessun problema e quindi trattarle, diciamo, con un certo dettaglio. E a tutto questo c'è, e questa è la norma, che cambia il modo di pensare. Mentre prima con la vecchia DM, DM 96, noi eravamo qui da fare una serie di carichi e tiravamo fuori il peso proprio della struttura, più il pin, ai meno intorno del massetto, cioè peso portato, e più solo la carica ci debbava. Poi dovevamo fare, bisognava fare uno sbalzo, bisognava andare ad aumentare, diciamo così, bisognava andare ad aumentare con un certo incremento sismico e calcolare, diciamo così, il peso sismico, la famosa doppia bugoni. Era pari a P più S il cubo di. Bene, quella P era, diciamo, il peso proprio della struttura più importante, più AS il coefficiente di riduzione sulla carica immediata alla zona, per Q che sarebbe praticamente la sulla carica occidentale. Bene, questa era, diciamo, quella cubo di che andava messo della forza sismica che la norma dettava, la cui forza me la scrivo qua giusto per dare un frammento, F era pari uguale a K H I per W più con I. Questa V è comprensiva di P più S di Q, dove S è il coefficiente di sovraccarico che nel nostro caso è 0,2, 0,33, 1 e via di storia. Ora, in questo caso non si ragiona più così, perché si va a parlare non più di peso sismico, ma si va a parlare di massa sismica. Allora, prima di porsi il problema della massa sismica, è necessario capire, conoscere, qual è la differenza tra la massa e il peso. Bene, la massa del mio corpo non è altro che... Se io discretizzo tutto il mio corpo in tante piccole particelle, tranquillamente su ogni singola particella del mio corpo agirà che cosa? L'accelerazione di gravità, cioè è la terra che mi attrae su di essa e quindi agisce con un'accelerazione di gravità C che pare 9,8 metri al secondo al quadrato. Bene, se io faccio la sommatoria di tutte queste particelle, sperando che non farò questo esercizio qua, se questo è il mio corpo, è il continuo,
grande piccole particelle, il corpo è fatto grande piccole particelle, no? Sogni singola particella agisce M con I, agisce una certa G che è costante dell'attrazione che la Terra offre su ogni singola particella. Se io faccio un'estensione a tutta la massa, la quantità di tutte queste particelle, scusate per questo piccolo approfondimento che è importante per capire questo concetto, allora noi avremo, non è altro che io avrò che la sommatoria di tutto, diciamo, di tutta questa attrazione che la Terra offre su ogni singola particella, diciamo, starà concentrato in un punto ipotetico di questo baricentro che si chiamerà I, è uguale alla massa del corpo per l'accensione di gravità G. Quindi allora, ecco, la massa del corpo è la quantità della materia, mentre il peso non è altro che l'attrazione che la Terra offre su ogni singola particella del corpo è concentrata nel baricentro, e quindi data quel vettore P che è pari alla massa per l'accelerazione di gravità. Ok? Quindi questo è importante, ed è molto importante, perché praticamente se noi dividiamo a questo punto, diciamo così, questo peso e l'accelerazione di gravità, io la massa sismica, a meno di altri piccoli fattori che possiamo qui aggiungere, che fa la differenza rispetto a prima. È importante, sì, perché ecco qua. Perché quando noi abbiamo, diciamo così, più masse, su ogni massa agisce una, diciamo, una forza. Quindi dovremmo essere in grado di diagnosticare in che direzione, quindi direzione si intende qua, questa è la direzione, guardate, nel nostro caso della forza P con 2, questa è la direzione, il punto di applicazione è sempre C, l'intensità è quante volte unità di misura entra nel vettore, e il verso è, diciamo così, disposto da C verso P con 2. Quindi in pratica noi dobbiamo essere in grado, o a mezzo del polifono curricolare che voi sapete veramente, conoscete bene, o a mezzo di una composizione più grande, di conoscere praticamente questi dettagli di, diciamo così, di un vettore. Come nel caso di più vettori abbiamo praticamente, diciamo, la risultante con un polifono curricolare o direttamente con bombo a 2 a 2 e così via. La somma vettoriale, non ci fermiamo neanche perché se lo mantengo abbiamo tante cose ancora da dirci. Differenza, somma, differenza, che può essere, diciamo così, importante questa quando su un palazzo, nel caso in cui abbiamo una muratura sismica, un fabbricato, e allora lì quel fabbricato voi dovete essere bravi a conoscere, e questo lo potete fare senza nessun problema, come se avesse tante masse distribuite, tutti i setti murali, di cui conoscete le aree, e quindi dovete imparare a conoscere di queste aree il baricentro di queste masse. Come lo fate? Col teorema di Varignon, che voi sapete tranquillamente fare. E non penso che sia una cosa difficile da fare, una cosa già su di un fabbricato. E su quel palazzo, perché noi calcoliamo poi la massa? Riusciamo a calcolare la massa? È perché su quella massa va applicato il terremoto, la forza sismica, che è pari alla massa che si porta appresso per l'accelerazione, che poi fanno un po' di conti e si vanno poi a tuffare una normativa che è la normativa del 14 gennaio 2008, che non sto qui a dirvi perché sennò mi scoperanno gli altri e ci perdiamo per strada. Quindi tutta la diagnosi, diciamo, del discorso è concentrata su quello che è l'analisi statica delle forze, quindi tutta la parte statica, e in particolar modo su quello che è il gioco delle forze su di una massa, che è una cosa importantissima. Ecco qua.
è talmente importante questa cosa che voi quando vi trovate in prossimità di una frana, dove io faccio l'esempio pratico e vi tiro fuori un po' la norma per cercare di mettere insieme i due pezzi, perché fare nel dettaglio il tutto diventerebbe dispendioso e non finiremo mai, e poi finiremo per dispenderci. Il nostro intento è quello di fare seminario, per dare informazione nel modo più bello possibile, in modo tranquillo, sereno, si deve fare anche in modo tale che uno, tornando a casa, porta con sé un qualcosa di nuovo su cui va a sbucciare, o attraverso le strade delle mani via internet, o su un vecchio libro che ci ha buttato lì a casa, il libro di tecniche delle costruzioni, per poter poi rispiegare alcuni concetti che la normativa vuole. Il caso di danno inclinato, questo è importantissimo per due motivi, perché se ci sta per esempio una casa che sta in prossimità di una parte aprile, molto aprile, lì la norma che dice, a parte lo specchio che dovete fare dei calcoli che dovete fare, vi mette anche un S con T, che è un coefficiente diciamo territoriale. Secondo come aprile questa zona, voi dovete infilarci all'interno di questa formuletta questo numeretto. E questo perché? Perché è importante. Se voi avete una massa che sta in un punto O, non so che qua riuscite a vedere, bene, allora questa massa, per effetto di quelle cose che vi ho detto prima, è soggetta a un peso P, cioè l'attrazione che la Terra offre su ogni singola particella che rappresenta il peso P. Quindi questo è un fabbricato che sta qua, e chiaramente questo fabbricato che sta qua è soggetto a questo peso. Ora, questo fabbricato, se sta su una parte inclinata, ok, allora qui questa forza peso dovete scomporre secondo questa direzione qua, ecco, secondo questa direzione qua. Una è quella che esplica il piano BC sulla massa, e l'altra è quello che tenderebbe a far scivolare il corpo. E questo è importante, perché in funzione di questa inclinazione qui, sotto questa inclinazione del triangolo ABC, praticamente potremmo avere questo scivolamento o meno di questa massa. E quindi ecco perché il rilievo che si va a fare, e quindi il geologo che va a fare un rilievo nella zona, deve conoscere bene sia le condizioni geomorfologiche, diciamo così, ecco, questa è modellazione, quello che faccio io, per capire bene su che cosa ci vogliamo ispirare e dove vogliamo arrivare. Il geologo però deve capire, e quindi il direttore dei lavori, e quindi il progettista, e quindi il calcolatore che siete voi, dice: senti amico, questa zona trattala nel modo più dettagliato possibile, perché ho una zona infrana, ho una zona abbastanza aprile, ho una zona che offre dei problemi di vario genere, quindi potrebbe fare in modo che il corpo potrebbe da una zona infrana pure, ecco. Allora, chiaramente, tu non sai capire bene il meccanismo geologico, se ci sono salti acquifere, eccetera, eccetera. Quindi, l'affondamento a 30 metri, la diagnosi della problematica geologica, deve capire bene anche, praticamente, quello che è, diciamo, tutto il modello in sé. E quindi, praticamente, anche l'indice o l'S con T da dare a voi progettisti da mettere all'interno di quella formula che vi detta la norma secondo gli stabilimenti. Quindi è importante, perché questo? Perché attraverso un'analisi vettoriale della problematica voi riuscite a capire nel dettaglio praticamente il modello, la casetta, la massa come funziona. È chiaro che tutto questo è importante, perché noi costruiamo a livello? Noi costruiamo a livello per evitare che ci sia che cosa? Questo è importante. Noi costruiamo a livello. Perché noi costruiamo? Così? E ragiono per assunto, giusto per fare discorso, la tematica in esame, no? Se
sempre il Venanzio Scolisti è pazzo. È pazzo. Perché questo? Perché praticamente questo è il corpo. Qui sta questa accelerazione, questa, se questo qua è un angolo, questa qua non è altro, questa forza che è pari a m per g, che è il peso di questa casetta, che è pari a m per g per il seno dell'angolo teta. Quindi tenderete a far scivolare la casa verso il basso. Allora è chiaro che voi dovete organizzare la piattaforma qui, pali, muro in cemento armato. Faccio i modelli giusto in astrazione, ma per far capire il concetto fisico. Tale che sta casa dice, ma siete buona la casa? Dice, sì. E la mette. Però la norma ti dice, attenzione, per questa casa, per questo angolo B, che supera i 30 gradi, io vi dice un S con D che è pari, fatti a guardare la zona. Se la zona di tipo B, C, E, con la zona di G, B, di una. Parlo di zona come zona geolitologica, ok? Quindi diciamo la diagnosi che vi dà il geologo, è chiaro? E quindi vai a ritirare questo S con D all'interno della forma nella giusta maniera, in modo che quando arriva la vibrazione del terremoto, tutta l'oscillazione, tutta l'energia sismica liberata dal terreno, automaticamente si trasferisce alla parte sovrastante e la struttura, quindi questo peso T, tende ad oscillare. Dopo vi faccio vedere anche una simulazione che io ho fatto nel fondo dell'università, per la quale ho fatto addirittura una cosa del genere, e dove tu vai a tirar fuori che quanto che energia sismica si sprigiona, quindi in effetti che velocità, che spostamento ha questo fabbricato e che accelerazione. Questo è importantissimo, questa è la diagnosi del problema, che tranquillamente con i metodi normali, avendo le verità e avendo idee anche di stati cinematiche e dinamiche, uno è in grado di poter fare una diagnosi, perché ormai diciamo con i metodi che oggi anche internet mette a disposizione, ognuno di noi è capace di entrare in questi meccanismi, di leggere, che abbiamo l'intelligenza per parlare. E specialmente se abbiamo quella forma di curiosità, quindi quella moda che fa scattare proprio l'intelligenza, uno approfondisce il discorso nel dettaglio per capire bene un attimino tutte queste cose. E quindi il progetto del muro, con le spinte, o il progetto del bar, o diciamo così, il progetto di questo strapiombo, per questa casetta viene diagnosticato nel dettaglio. Tenete conto che io parto sempre dal presupposto che un chirurgo fa un'operazione per una sola persona, corna facendo, si va male, è una sola persona. Voi, penso me, tutti noi tecnici, progettiamo una casetta, ci stanno 5, 6, 10 persone, quindi se abbiamo progettato male o abbiamo fatto le cose con negligenza e non abbiamo usato la scienza, quella dovuta coscienza, chiaramente poi effettivamente ci possono essere disastri che noi molto spesso vediamo in giro. Ecco qua, questa è una nota dolente che purtroppo ricominciano a fare di nuovo un po' tutti i tecnici, scordandoci un attimino di Forza della Campania, di Dario De Lombardi, dove io sono stato a fare un repertorio fotografico e poi fare uno studio per conto del professore. E quindi praticamente oggi c'è la tendenza, con questo lamellare, ma Dio non mi fa intendere, a mettere su qualsiasi tipo di detto, praticamente un detto, un tipo di muratura, sia esso in cemento, sia esso in cemento, ma sia esso in muratura ordinaria, un detto inclinato, e in questo caso lo vanno a montare con dei lamellari. Che voi sapete che il legno per la sua caratteristica elastica è un elastofragile. Che significa elastofragile? Cioè praticamente che se tu porti un sistema di assi, la forza la portata di spostamento di delta, diagramma di Hooke famoso, e mentre l'acciaio si comporta con una curva così, come dopo lo vediamo, cioè è una bilatera che ha una parte elastica ma anche c'è una fase plastica,
Il legno invece arriva qui, va e si rompe. Quindi che succede? Che appena prende la botta del terremoto, per effetto del suo dinamismo, ed essendo un materiale eterogeneo rispetto al materiale corto, che è una cosa ben diversa, con un modulo E diverso, un modulo G diverso, quindi tranquillamente si ha uno sregolamento di questo elemento ligneo, e chiaramente si può avere addirittura, diciamo così, anche i cedimenti, quindi la caduta. Quindi io li fanno, li accettano, firmano. Io sono un po' restio a sta cosa per due motivi, anche perché il legno e la sua stesura, se voi prendete un attimino una casetta, in funzione del sisma, automaticamente ci saranno una serie di forze orizzontali distribuite sul fabbricato. Tac, tac. Queste forze F sono legate a che cosa? All'accelerazione del fabbricato. Quindi ipotizziamo che tutte queste forze F, sia al primo che al secondo imbarcato, sono le stesse, ok? Data la rigidezza del telaio oppure della muratura. In questo caso qui avremo qua una massa che io chiamo M1 e qua avremo una massa M2. Il legno, rispetto alla massa che sta sotto, che è l'albero cemento, è una massa, diciamo così, è più leggera rispetto a quella che è la massa del solaio che sta sotto. Vi trovate? Quindi, in questo caso qua, a parità di F, F è uguale a M per A. Acchiappate bene questo concetto. Allora, a parità di F, se qua questa massa qui è più piccola rispetto a questa, l'accelerazione dove aumenta di più? L'accelerazione di sopra. Qui arriverà l'accelerazione tre volte quella, queste tre volte A di questa qua. Ok? Quindi che succede? Che se l'accelerazione è più forte sopra, e lo è sicuramente più forte sopra, che succede? L'accelerazione è legata alla velocità, perché l'accelerazione è uguale a B diviso T. Nell'interno quello oscilla nel tempo, l'accelerazione è legata alla velocità. Quindi se aumenta la parità di T, aumenta la velocità. Ma V è chi legato? V è legato allo spostamento, quindi V è uguale a X diviso T. Chiamiamolo S, diviso, cioè lo spostamento del tempo. Quindi aumenta A, aumenta V, aumenta S, quindi aumenta lo spostamento. Quindi anche aumenta il taglio in modo enorme in queste zone, che tende a buttare giù. Ecco perché a questo che cosa si va a dire? Che se la pendenza del tetto della nostra trave diciamo è in questo modo, quando si inverte, diciamo così, l'onda, perché fa tac, 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 allora, quando ti arriva così, ok, quando ti arriva da quest'altra zona qua, meno F, chiaramente questo qua, che cosa? Questa ha un peso P, ok? Chiaramente, per il fatto del piano inclinato che abbiamo detto prima, qui questa qua la dobbiamo porre secondo questa direzione, è questa direzione qua, ok? Quindi questa qua chiudi la statica, ecco perché il principio avendo un vettore devi fare la scomposizione delle forze nelle due direzioni principali. Le direzioni principali sono queste, che è il terremoto e che scorre, tende a far scendere il tratto in questa zona qui, e poi chiaramente questa direzione che viene è, diciamo così, la reazione dei vincoli che danno sulla trave. Quindi diciamo che questa viene equilibrata dai vincoli, ma questa che viene accelerata perché viene spostata, ok? Questa qua a quanto è uguale? F diciamo F con 1 e pare a M per G, per il peso,
per il seno di Alfa. Quindi in questo caso qua, questa forza tenderà ad essere aumentata per effetto di questa, e quindi il pingo, non essendo un incastro, cede. Prego. State facendo però il caso questo della trave, quello che noi chiamiamo la romanella, cioè quella negata. Questo discorso in generale. Però se noi tutto facciamo, adottiamo quello che faceva una volta, cioè collegare i due estremi con un'altra trave sotto, noi facciamo una carriata, allora... Indubbiamente il discorso migliora. No, però io... se no voglio dire, quello che si è fatto fino adesso, neanche quello che abbiamo realizzato noi negli ultimi anni, indubbiamente, però io sto assistendo ancora, tuttora, delle travi inclinate che vengono messe, diciamo così, sul bordo superiore e sul bordo inferiore dei cordoni, e vengono annegate degli stessi, senza che ci sia un minuto di attenzione. Esattamente, quello è pericoloso. Però facendo il discorso che fai tu, entra in gioco l'altro discorso che ti facevo prima, su quanto riguarda le forze sismiche, vanno poi a incidere notevolmente, perché gli aumentano i danni notevolmente in quelle zone e ti potrebbero creare dei problemi. Quindi, a mio avviso, sconsiglio nel modo più assoluto usare questo tipo di filosofia, ma io voglio il tetto bello, benissimo, ho il tetto bello, ma chi firma sono io, e dopo possono esserci dei problemi. Sempre con quella stessa filosofia di prima, salviamo le famiglie che stanno in navigazione. Tutto qua, poi ognuno è il padre per non fare quello che vuole. Anche perché il legno, dicevo prima, è sempre un elastico fragile, mentre l'acciaio, se tu fai l'inviluppo, e non mi invitare a questo, ti ringrazio della domanda, è molto bella la tua domanda, però se tu fai l'inviluppo delle due curve, questo è l'acciaio, come si comporta l'acciaio, quindi come si comporta l'altro, sicuramente farà così e fa così, questo qua si spezza, mentre questo qua sta in plasticità, l'altro si rompe, cracchia, pom, va giù. Allora ci sono una serie di fenomeni che probabilmente molto spesso non si sottovalutano, dice vabbè, niente, dai tranquillo, non è così. Allora è consigliabile, anche se lo si fa, lo si può fare, però ci sia un momento di attenzione su queste cose per fare in modo che possono organizzare tempi, idee, intelligenza, modellazione, tale che possa poi dare, diciamo, gli effetti soddisfacenti, insomma, con una verifica anche fatta da amanuense o anche con il computer, anche con una simulazione con i programmi fermi che girano sul mercato, insomma. Ok, questo qua quindi è il caso del tempio lì. Questo è il discorso che già abbiamo fatto, e il fatto praticamente se tu vivi la tutta la massa che c'hai, la dividi in tante nastrelle, ognuno ha una piccola, una massa ogni massiesima, è soggetta alla stessa accelerazione della gravità, la sommatoria di tutto, diciamo, dà il peso di questa massa, per dire la differenza tra massa e peso, quindi la massa e il peso, massa è la quantità della materia, il peso è l'attrazione, io sto seduto qua perché mi attrae la Terra, ok? Se sto sulla Luna, allora la mia massa è sempre la stessa, però io vado a rilento perché mi manca la gravità, tutto qua. Ok, allora baricentro della figura, vabbè, e qua poi tutti i baricentri della figura sono importanti per ogni tipo di figura, perché a seconda del fabbricato che abbiamo, se è un quadrato, sappiamo fare tutto, se non è un quadrato, praticamente ci stanno delle metodologie che tutti sapete fare senza nessun problema, basta dare un libro di costruzioni quindi, tranquillamente. Cioè, uno può tirare giù un attimino le sue idee del suo passato, insomma. Ecco qua. Qui c'era un fatto importante. Caso 2D e caso 3D. Praticamente se noi abbiamo praticamente una massa affacciata con un peso che interagisce rispetto al suo baricentro, diciamo che questo torce dal momento torcente. In realtà possiamo avere la stessa cosa nel caso 3D, cioè nell'esplosione del palazzo, dove praticamente non si fa altro che porti quel peso P ipotetico che sta nello spaziale, lo metti nel piano e ti vai a calcolare questa forza P con 1 per questa distanza. È giusto un modo per dire che nei processi di ribaltamento o nei processi dove interagiscono delle situazioni strane
nel senso che fai una casa un po' tutta mistilinea, cioè non la fai bella a cassone, come si vuole dire, no? E allora in quel caso lì tu troverai che il baricentro delle masse, calcolato come adesso vediamo il teorema di Marignon, insiste in un punto ben preciso, dove va applicato il fabbricato. La risposta del fabbricato, la risposta del fabbricato è stata nel baricentro delle rigidezze. Allora le rigidezze me le vado a calcolare con una bella formulaccia, me ne faccio la mia tabella, mi vado ad applicare sempre Varignon. Quindi come vedete stavo parlando sempre la stessa parentela, cioè nel senso che Varignon lo applichiamo sia per le masse sia per le rigidezze. Che c'è di strano in tutto questo se non fa scattare quel minimo di intelligenza per poi applicarsi e darsi da fare per cercare di capire cose che funzionano? Non c'è niente di strano, al di là che uno può o non può firmare certe cose, ma comunque sa di che cosa sta facendo. A nome per voi interessa anche del cliente a cui vi dà di portare un certo tipo di consulenza nel modo più tranquillo possibile. Bene. E vabbè, questo è il teorema di Marignon che tutti conoscete. Praticamente se io ho una serie di areole A con 1, A con 2, A con 3, con delle forze applicate, a distanza T con 1, T con 2, T con 3, diciamo, faccio la somma dei momenti, e quindi come la faccio sono i momenti, data P con 1, T con 1, P con 2, T con 2, P con 3, P con 3. E calcolo in questo caso quel famoso baricentro delle masse da me tanto desiderato. Quindi in pratica, e poi vi faccio vedere anche un esempio pratico, questa è un po' quella cosa teorica che uno deve imparare a conoscere con una certa calma, ma poi va nel dettaglio e la fa come applicazione sul fabbricato. Quindi cosa consente? Non è altro che la sommatoria del momento, diciamo così, dei vari momenti interagenti alle distanze, diviso la sommatoria delle masse. E così uno va a calcolare sia la x con 0 che la y, perché il fabbricato sta nel piano, quindi voi ragionate nel piano con il sistema x, y. Ok? Vabbè, qua in effetti detto un po' questa fatta, questa panoramica un po' sulla casistica delle varie forze, è necessario anche parlare di diciamo così, della meccanica, si va a applicare un sistema isostatico. Però dobbiamo essere bravi a capire quando si parla di sistema isostatico, sistema iperstatico e sistema lattico. Lo sistema isostatico ha il numero dei vincoli, va a pareggiare il numero delle, diciamo così, delle forze applicate, il sistema della trave, diciamo così, praticamente in equilibrio. Iperstatico quando il numero dei vincoli, diciamo così, è ridondante. Sono ridondanti i lati, quando viene a mancare quel vincolo, che rende la struttura, la fa muovere. Quindi è importante capire qualcosa sulla resistenza del materiale, la differenza tra vari materiali, legno, ferro, acciaio, se è rigido, se è deformabile, la deformazione elastica è permanente, le fasi del materiale, elastica, sollevamento, plastica, rottura e il diagramma di lì. Questo è importante perché valutare la resistenza significa accertare effettivamente la reazione in termini di forza che il materiale stesso oppone alle forze applicate dall'esterno. Solo così si può assegnare effettivamente alla struttura composta da quel materiale quella forma, quella dimensione, quella geometria che in fondo garantisce la stabilità. Penso che con queste parole siete degli buoni intenditori, ci siamo capiti su quello che stiamo dicendo. E quindi infatti torniamo a fare questo diagrammino che vi ho presentato qua. Molto spesso ci parliamo di sigma, no, in giro molto spesso dice, ma il risultato sta sigma, già sta applicata, è la sigma, è qualcosa che viva all'interno della struttura. Se infatti io ho un materiale qua, una barretta, e tra il punto M e N applico una forza P e una forza meno P, la metto in trazione, bene, quando applico la forza P su ogni singola areola della fascia, questa fascia qui, è applicata una piccola P diviso la sua areola, la sommatoria è P, chiaro? Anche qui è meno P, cioè. Quindi diciamo che all'interno del materiale il fatto che io non riesco a allontanare le facce vuol dire che ci sta un'azione da parte del materiale stesso che si oppone alla P diviso A, e sono queste forze che stanno qua, riuscite a vedere?
queste forze qui e queste forze qui. Una è la più delta, perché se io scelgo positivo il verso che va da sinistra a destra, il più, se scelgo negativo, e il contrario va, diciamo, da destra verso sinistra, scusate. Quindi le forze, quindi determinano le forze che vanno applicate sul materiale. Mi sto portando con mano sul problema, perché sparare a zero sugli stati limiti sarebbe veramente una mazzata per tutti, anche per me stesso sarebbe difficile spiegarlo, perché chiaramente la situazione diventa più grave. Partendo con questi casi semplici, elementari, di vecchia stati che avete fatto all'Istituto Superiore, tranquillamente uno riesce a condursi per mano con se stesso a cose un po' leggermente più complicate. E quindi diciamo che le forze, quindi dicevamo prima, determinano un allungamento del materiale e conseguentemente un allontanamento delle fasce nelle due direzioni. Quindi all'allontanamento di queste due fasce si opporranno le forze di coesione e che sviluppano le molecole interne di ogni singolo materiale. Quindi, a seconda come è fatto il suo materiale, noi abbiamo questa sigla. Chiaro, ecco il modulo E, il modulo G, il modulo di Young, che rappresenta la pendenza di quella curva. È tutto qua sta il discorso. Quindi non faccio altro che quando la forza unitaria interna è uguale alla forza unitaria esterna, vuol dire che il P, cioè il carico applicato rispetto all'area, è uguale proprio alla sigla, cioè alla forza che sprigiona una coesione interna delle molecole alla posizione di questa forza. Quindi, passando quindi a capo di una sezione in esame, la forza interna è uguale alla somma della forza unitaria esterna, praticamente io ho che la sommatoria di questa P diviso A è uguale alla sommatoria delle sigle. A questo punto che cosa succede? Ho il famoso diagramma che sperimentò il bravo Hook all'epoca, questa sta sbarrella, la tirò e vedete che cosa? Che man mano che io allungo, tiro, metto in tensione il materiale, questo si allunga, fino a raggiungere una fase elastica, attenzione a questa è molto importante quello che sto dicendo, per poi raggiungere un carico di rottura e un carico finale. Quindi diciamo, porto le forze in funzione degli allungamenti. Quindi in pratica io, se divido il carico unitario di rottura sigma con R, a cui ho applicato P con R, per un coefficiente di sicurezza che battezzo io, ma mi dà la norma, io ottengo praticamente il carico di sigma a cui io posso arrivare ma non devo oltrepassare. Vecchia normativa. Oggi con la nuova invece, a me, dice la normativa, non mi interessa più stare in questa zona, ma voglio andare in questa zona qui a lavorare. Ecco il passaggio della nuova normativa. Che io non mi fermo più alla fase elastica, ma preferisco andare nella fase plastica. E questo adesso è il motivo che, vabbè, abbiamo messo un po' di conti, tranquillamente siete in grado di fare, perché su problemi, no? Niente dolore tedioso. Ecco qua. Ecco. Quindi, a fine di comprendere meglio, quindi, la differenza tra campo elastico e campo plastico, è importante che noi riusciamo a conoscere proprio le sezioni strutturali dove quando queste abbandonano il campo elastico e vanno nel campo plastico. Quindi in pratica noi come andremo ad operare? Ecco qua. Allora, abbiamo parlato prima del diagramma di Hook, che è questo qua. Questo verde lo vedete? Penso di sì, riusciamo a vedere. La norma, vecchia norma, già si orientava a plasticizzare, quindi praticamente questo diagramma, cioè dice, senti, amico, io ho questa che è la forza ultima, dove si rompe, mi piglio questa forza max, la moltiplico per 90% e mi riporto a questo valore qua, cioè mi passo da questo valore, da qua a qua. Lo faccio incrociare con la fase elastica, ok?
e io tiro fuori quella che voi sentite dire spesso, la bilatera convenzionalizzata. Allora, io già con le mie vecchie verifiche, con TM 96, noi progettavamo per questa forza massima. Quindi non arrivavamo a questo punto qua, ma ci mettevamo comunque un tantino più giù, per dire che il materiale, ove mai andava in crisi qualcosa, qualche condicino che avevamo sballato, comunque avevo questa piccola riserva in più per potersi portare alla fase all'inizio della fase elastica. Oggi invece, perfetto, va bene, questa cosa ce l'abbiamo detto, ok, benissimo. Quindi in pratica noi adesso andiamo a lavorare con quest'angolo qui, che non è altro, quest'angolo qui, non è altro che il modulo di elasticità, che rappresenta il rapporto fra questo punto, il rapporto fra questo pezzo e questo pezzo, cioè tra la forza applicata e l'allungamento prodotto. E questo in genere per il materiale tipo acciaio, questo valore si aggira intorno a 210.000 newton a millimetro quadro. Quindi questa fase qui è perfettamente elastica, questa fase qui è perfettamente plastica. Quindi quando noi andiamo a lavorare, ecco qui, andiamo a lavorare proprio con questa E, che non è altro che questa tangente qui, ma è inutile che vi dico questo perché vi rendere un attimino la vita un po' più difficile. Diciamo che noi, da quel diagramma che abbiamo, quel diagramma di U, convenzionalizziamo la curva nei modi sopravviventi e ci riferiamo a una curva, diciamo, convenzionale bilatera, dalla quale tiriamo fuori il concetto di utilità, cioè che significa utilità, nel senso che se io arrivo a questo punto qua, mi sposto e faccio questa fase qua, io sto tutto in una fase plastica. Quindi l'utilità del materiale non è altro la sua capacità di plasticizzazione, e rappresenta una riserva di resistenza che la struttura può sfruttare quando il soggetto ha carichi ciclici. È come se, avete visto mai un pilastro che si tira fuori, i ferri vengono fuori dal proprio nodo? Quello è perché oggi la norma ti impone di fare il combinamento, non deve più succedere quello, perché ti cede un nodo, tutta la struttura va giù, quindi deve succedere. Allora, siccome in quel nodo deve fare in modo che l'accelerazione, quindi le forze applicate sono cicliche, vanno da sinistra verso destra, da destra verso sinistra, tende a strappare il nodo, quindi devo fare in modo che quel nodo si svergoli, si snoda, da nodo diventa snodo, ma va in un campo plastico. Quindi mentre prima io progettavo per avere forze massime, oggi mi accontento per progettare anche con forze più basse qui, ma avere allungamenti più grossi, in modo tale che, diciamo così, la mia struttura conserva per la mia dottrina, quella capacità a deformarsi in plastica senza lasciarsi rompere. Vabbè, qui ci sta la sollecitazione meccanica, trazione, compressione, eccetera, eccetera, e poi c'è l'approfondimento meglio delle strutture delle operazioni elementari. Diciamo che questa fase qui la vorrei un attimino, perché sennò facciamo tardi e poi non arriviamo a dunque. Questa parte qui, questa parte qui la copiamo un attimo, in modo tale il tipo di malta. Non è una cosa da sottovalutare, questo è il messaggio che vi voglio dare, però è una cosa importantissima, perché avete fatto mai un incollaggio tra due elementi, metteteci una colla che si usava a scuola, quinta elementare, oppure il PRIT, e metteteci l'ATTAC, notate la differenza. Concetto tipo 1, tipo 2, M1, M2, M3, M4, è importante che sempre comunque osservare, perché i provini certificando tutto. Perché?
I conci che sono qua, vedete, se mettiamo giù delle colate che non sono rispettate dalle norme, per effetto di questa formulaccia che non sto a spiegarvi, ma il contenuto è quello, arriva il terremoto lì in quelle zone e quindi i danni sono enormi. Se non ci sta la giusta dose di quel calcolo che voi avete fatto con la giusta tipo di matta, quei conci potranno venire giù, e sono la prima parte, che è la parte più importante, la parte cruciale di tutto il fabbricato, per fare in modo che ci sia la reazione del fabbricato, quindi della muratura, ma non ci sia un cedimento. Quindi se diciamo la malta che voi avete messo all'interno di quel meccanismo è una malta scadente, è chiaro che quindi il muratore non ha osservato le regole del gioco che voi avete imposto con il vostro manuale o con i vostri input tecnico-illustrativi ai criteri della relazione che fanno farlo rispettare il vostro capo, chiaramente ci potrebbero essere dei problemi che sono da identificare voi. Questo è sempre usare quella famosa scienza con tutta coscienza. E quindi la resistenza a trazione della muratura dipende soprattutto dalla resistenza dello scorrimento delle cante dei conci di muratura. Questo è importantissimo, perché se voi usate delle cose bruttarelle, cioè la malta non ridone, è chiaro che si possono avere delle cose inaspettate con il crollo proprio il dibattimento della natura. Adesso ancora sentiamo qualcosa così in modo. E vabbè, questo è un diagramma per dire l'influenza del carico assiale, di compresso sulla resistenza al padre, ma era un dettaglio che vi volevo dare nel caso in cui uno fa praticamente un corso proprio, diciamo, specifico di aggiornamento. Quindi vediamo come viene assicurata la resistenza. Ebbene, la resistenza è chiaro che la resistenza, quella per antonomasia, quella che più garantisce è la concezione strutturale al sistema scatolare, no? Quella che, perché le rigidezze sono distribuite nelle due direzioni, Baricentro delle masse c'è la possibilità che possa coincidere con il baricentro delle rigidezze. Allora avremo due momenti fondamentali. Il primo momento fondamentale è dettato dal fatto allora, se il fabbricato è così, ragazzi, no, non è così, è scapolare, però vedete questa dimensione qua, A è uguale a dimensione B, ok? Se A è uguale a B, allora il baricentro della massa di questo strumento sta qua, se vado a fare il calcolo delle rigidezze probabilmente, quindi questo è il baricentro G con R, anche G con R sarà in questa zona. Quindi qual è la differenza tra questo e questo? Questo è lo stesso scatolare, però attenzione, questo già vi gioca qualche inganno, perché il baricentro delle masse lo potreste trovare qua, G con R, ma le rigidezze, a seconda, ci sta per esempio, vedete che ci sta la scaletta qua, lo potreste trovare qua, G con R. Allora, il terremoto, quando viene applicato qua, il terremoto qua, questa forza non è stata applicata qua, ok? Ma questa è l'azione e la risposta del fabbricato sta nella stessa G. Azione e reazione, il fabbricato è tranquillo, puoi dormire tranquillo. Invece qua, il fabbricato, poniamo arrivare il terremoto da qua, diciamo la forza applicata qua, ok? La risposta è fabbricata, la troveremo qua. Quindi che si crea? Una coppia. E quella è bastarda. Se la coppia è rapida, la ammazza. Perché? Ove mai ci stanno le condizioni scadenti, muratori, e pietrame, perché posso dire tufo, oppure supponiamo che tutto tufo va, però non avete osservato la mappa di M1, M2, M2, M1, M2, M3, M4, chiaramente gli scorrimenti
fanno sì che queste cellule, quindi quando queste incominciano a cedere, sono qua, si incomincia a deformare, queste incominciano a ribaltare, viene giù. Allora, questa coppia va tenuta sotto controllo. E dopo vi faccio vedere qualche verifica, qualche verifica che io ho fatto, che io tendo sempre a mettere, a giocare su questi spostamenti, questi elementi strutturali, la scala, gli elementi, diciamo così, che sono più in crisi. Questo elemento qua, se mi serve rigidezza, mi serve di rigidezza, lo pompo, no? Ci metto un po' di una rete, insomma, andato con dei ferimenti poi iniettata con la mappa cementizia, in modo che la rigidezza, io aumento il tavo capo della muratura e quindi la rigidezza è più forte, quindi vado a spostare questi due baricentri, quindi per ridurre questo momento, perché il momento è pari, m è uguale a forza per il braccio. Se io riduco il braccio a parità di forza, che cosa? Il momento scende giù. E questo è tutto il giochetto che bisogna fare su questi fabbricati, che tranquillamente raccolgono tutta una serie di informazioni che viene dalla statica, dal cinematismo, dall'accelerazione e anche dal dinamismo, diciamo, di tutto il fabbricato, così come è concepito strutturalmente. Poi è chiaro che questo dettaglio può essere chiarito nel modo più doveroso possibile, facendo proprio un esempio di un palazzo che io ho portato anche appresso e mettendo anche alla lavagna, pari pari a mano, perché a mano uno capisce il numero e capisce il significato fisico del numero, e a mano che poi, nel momento in cui tu lo metti all'interno del laboratorio, lui te lo elabora e te lo dà, però sa che quel numero è frutto di quella modellazione. E tranquillamente, se uno fa questo lavoro con la massima tranquillità, con la massima serenità, l'ingegnere, il progettista, l'architetto, il professore, mai nessuno, ragazzi, vi può dire niente, nel modo più assoluto, che è frutto della vostra esperienza, del vostro sapere, dei vostri approfondimenti, della vostra ricerca, del vostro dettaglio e della vostra dedizione alla materia. Ecco, salto un po', che qua sono parecchie le slide, io voglio andare anche un po' a lungo, vabbè, tutte le cose, se voi operate con una muratura con un solaio deformabile, no? Ecco perché mettiamo la solettina sopra, no? Ecco, c'è il solo del NIBA, Ministero degli Ambientali, questo solaio non si tocca, ok? Perché il legno, allora che fa? Io vedo là, chiaramente dovete rendere shield tip significa grande parola, ma è un solaio di tipo rigido, allora vi fate su una solettina, una rete, e lo rendete in maniera indeformabile. Questo è uno dei tanti casi, perché se non fate questo ci possono avere questi tipi di crisi. E così il solaio con cordo e con solaio deformabile, con cordo e con solaio rigido. Vedete questo qua, forse sponda ma si muove tutto quanto il fabbricato, ma non si deforma e non va a ribaltare tutto. Allora questa qua, 61, queste parti qui, vabbè, oggi in effetti quando andiamo a fare una verifica di tipo strutturale anche ai fini del dimensionamento, mentre prima facevamo il maschio murario, lo concepivamo senza avanti, sono bravo, che sennò mi confondo. Allora, ok, la parte di carico di questo solaio su questo maschio la mettevate in conto su questa parte qui più metà del vano, così si faceva con la vecchia nota. Oggi non più, la norma non vi dice più questo, cioè attenzione, non puoi fare questo discorso, perché tutte le aperture che tu vai a praticare nei muri devono essere in linea. Ecco qua, come nel caso di specie, fare in modo che questi diventano dei nodi, queste parti qua, questo delle dati di collegamento, e poi studiare la struttura come se fosse a telaio. Sempre questa è fase teorica. Gli incatenamenti, gli ammorsamenti sono importanti, e questo sicuramente voi ne fate tutti i giorni. Come per esempio questa parte qui, questo è il tipo di
incrocio e errato, mentre invece l'ammussamento efficace è fatto così. Vedete questa parte qui come viene bella creata, ammossata, per fare in modo che ci sia quella distribuzione di sforzi, momento sforzo male e taglio, tale che questa cosa può controbattere le azioni esterne. Questa è la conclusione della stabilità, e facciamo uno stop breve di 5 minuti, se, in modo che...